Se a te piace la vita tranquilla, io ti consiglierei di andare a Ferentino, perché non ai soli ricchi è dato lo star bene. Così scriveva Orazio ad un suo amico. Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Remo Bertinelli che vi parla e da Dino Cecconi, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in onda da Ferentino. Città ernica, circa 22.000 abitanti, in Ciociaria, provincia di Frosinone. È posta su un'altura, in una posizione strategica sulla sottostante Valle del Sacco, dove scorreva la principale via di transito tra Roma e la Campania, la Via Latina, odierna Casilina. In epoca imperiale, Ferentino fu il centro favorito della nobiltà romana, attirata dal buon clima e dalle sorgenti di acqua termale, dal teatro che poteva ospitare fino a 3.500 persone. La prima curia vescovile fu fondata dal Papa San Silvestro tra il 314 e il 335. Si venera Sant'Ambrogio, martire sotto l'imperatore Diocleziano. Nel XIII secolo fu scelta come capoluogo della regione del Lazio meridionale. Fu spesso residenza di papi e vari personaggi lungo i secoli diedero lustro alla città. Diocesi di Frosinone, Veroli, Ferentino. Tra le opere preromane, le poderose mura ciclopiche con 12 porte, tra queste Porta Montana, Porta Casamari, Porta Sanguinaria, il mercato romano del primo secolo avanti Cristo. Da un grande sottopassaggio si accede all'interno dell'acropoli dove fu imprigionato Sant'Ambrogio. Nel piazzale si erge la basilica cattedrale in stile romanico, conserva il corpo del santo patrono, attiguo il palazzo vescovile del XIII secolo. Il testamento di Aulo Quintilio Prisco, un'epigrafe incisa nella viva roccia. La chiesa di Santa Lucia è situata dove erano le terme. Il palazzo e la chiesa di Santa Maria dei Cavalieri Gaudenti, il palazzo dei Consoli. La torre Noverana per l'avvistamento e il ponte Sereno. La chiesa di Santa Maria Maggiore è in stile gotico cistercense. Di lato il brefotrofio medievale. Torre e abside di San Valentino. Dove la storia si è mantenuta viva lungo i secoli per mezzo di tanti monumenti e testimonianze, la terra non ha mai smesso di lasciare fluire le sue salubri acque che donano benessere e vita e permette di procreare perché la storia continui e la vita abbia un senso fino all'ultimo giorno dell'esistenza. Attraverso Porta San Francesco si entra per una via principale e si incontra la chiesa ed il campanile di San Francesco che sono di epoca medievale in stile romanico. I monaci benedettini la donarono ai francescani già nel XIII secolo. I frati la dedicarono al loro padre Serafico. La facciata presenta un rosone con colonnine tortili e lisce disposte a raggiera in un'ampia cornice di archi concentrici. L'interno è una sola navata con copertura a volta sorretta da barconi a sesto acuto. Il quadro sull'altare maggiore raffigura la Madonna con ai lati San Francesco Saverio e Sant'Ignazio.